È dovuta intervenire anche un'autoambulanza nello scontro tra due vetture avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi del pericoloso crocevia stradale, localmente denominato incrocio del mercato all'ingrosso. Protagoniste una Fiat Panda condotta da un giovane pachinese proveniente da Ispica e una Smart che da Noto, percorrendo la strada provinciale 85 di Contrada Vita Novella, si dirige verso Portopalo di Capopassero. È proprio la Smart, condotta da una coppia catanese in tour turistico, che ha ignorato il segnale di arresto. Nessun segno di frenata è stato rilevato dalla Polizia Municipale di Pachino giunta sul posto, il che evidenzia l'alto tasso di distrazione di chi guidava la piccola vettura blu. Lo scontro è stato forte. La Fiat Panda ha realizzato un veloce testacoda, mentre la Smart, ormai fuori controllo, è volata dentro il vicino terrapieno, rischiando addirittura il ribaltamento. Fortunatamente per i tre protagonisti dell'incidente stradale, solo escoriazioni e contusioni varie. Tuttavia, i mezzi di soccorso li hanno trasportati presso l'ospedale Trigona di Noto per effettuare maggiori e specifici controlli medici. Sul posto, oltre ai vigili urbani, anche una pattuglia dei carabinieri di Pachino di via Maucini. Il traffico veicolare ha subito lievi disagi in tutte e quattro le direzioni stradali che conducono a Portopalo, Noto, Ispica e Pachino.